Sì, ma guarda il canale del Draghi su RP. Eccolo un pochino cantantino. Vuoi che ti dico che sei un cantante? Poco. Va bene, Simo. Sei un cantante anche tu. Oh, ah, grazie. Sei contento? Sì, sono tanto contento. Grazie, Lasagna. Veramente grazie. Prego. Sono veramente soddisfatto di questa cosa. Grazie, veramente grazie. Tu, Boro, ora mi definisci anche tu un cantante? Ma io l'ho sempre fatto. Veramente? Sì, sì. Ma infatti io ho provato a venirti a favore alla fine, farlo capire un po', ma Lasagna ha voluto... Sì, infatti, ma alla fine, infatti, cioè, Boro alla fine era pure dalla mia parte. Cioè, Lasagna poi è arrivata, pam! Scusa, adesso io lo metto così. Veramente per Manu. Un TikToker X che fa un libro, è uno scrittore... No, beh, perché lì glielo scrivono, a me non scrivono i pezzi. E l'ha scritto lui. Anche. Se ha scritto un libro è anche uno scrittore, certo. Ok. E poi scusami. Assurda. Va bene. Comunque. Dimmi. No, io, cioè, sono dell'idea che nella poetica italiana ci può tranquillamente essere, senza... nulla togliere a Ungaretti, Montale, eccetera, possa tranquillamente esserci Alessia Lanza. Chi è? Persona interessante. Ah, ma a proposito, sì, ma tu hai pure scritto un libro. Vedi, io sono anche scrittore. Ma l'hai mai letto il tuo libro? Assurdo, ma che domanda è? No, è per chiedere. Ma cioè, ma sai, ma c'è una domanda da fare? Ah, chiedere cortesia. E rispondere e non tirare un, non so, un bestemmione non è lecito. Ma dai, era una battuta. Comunque no, non l'ho letto. No, scherzo, ho scritto, certo che l'ho letto. Che miseria. Veramente, Lasagna oggi proprio bella puntigliosa nelle cose. Scusa, hai ragione. Tu, Boro, esatto. Scriveresti mai un libro? Il Drago Freebooter 2. Ti seguo. Bomba comunque, grazie del supporto.